forma di violenza, siamo qui per voi. E questo lo slogan dell'Associazione Centro Studi Giuridici e Politici Officina di Idee, presieduta dall'avvocato Francesco Silluzio, che ha introdotto e coordinato il convegno dal titolo Violenza e crimini su donne e minori, strumenti di protezione e sanzioni. Un momento di confronto sui temi della violenza in tutte le sue sfaccettature, perché non esiste solo quella fisica, come ha spiegato nel suo intervento introduttivo l'avvocato Silluzio. Le donne infatti sono spesso vittime anche di quella che definisce violenza economica. Il problema economico. Questa è la prima cosa che mi chiede una donna appena si siede nel posto di fronte a me. Il problema della violenza economica è un problema serissimo. Mi chiedono, ma adesso io come faccio? Adesso chi dà da mangiare ai miei figli? Ma se io lo butto fuori, cosa succede? E questo è un problema che è stato l'oggetto della Convenzione di Istanbul del 2011. Entriamo un po' più sul tecnico. Nel 2011, appunto, la Convenzione di Istanbul ha definito la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ha ricompreso anche tutti quegli atti, cioè nell'ambito della violenza in generale, suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura economica. Non solo violenza economica, la violenza sui più fragili si manifesta anche sotto forma di violenza psicologica, come ha raccontato ai presenti Claudia Condorelli, presidente dell'associazione Il Faro, famiglie oltre la disabilità. Noi genitori, famiglie di bambini, disabili, diversamente abili, e comunque chiunque ha una persona cara diversamente abile, ogni giorno lotta per i propri diritti, ogni giorno subiamo dalla società, quindi non soltanto dagli enti pubblici che possono essere servizi sociali, ASP, INPS, medici, vigili urbani, eccetera, ma anche la violenza che subiamo ogni giorno di persone che ci fanno sentire a disagio di aver messo al mondo dei bambini diversamente abili. E noi ogni giorno, tutti i giorni, c'è sempre qualcuno che ci fa sentire inadeguati e a disagio. Ed è una continua lotta, e la tragedia è il non essere supportati. A portare la sua testimonianza anche Daniele Marino, padre della piccola Gaia, la bambina nata senza un rene che dopo 4 anni di battaglie legali, in un'estenuante altalena psicologica di speranze e delusioni, è riuscito ad ottenere per la figlia il riconoscimento dell'invalidità e l'accompagnamento da parte dell'INPS. Quella fa più male di quella fisica, perché io purtroppo stavo cadendo in depressione, le voglio dire sinceramente, però ripeto, la forza di guardare i miei figli, specialmente Gaiuzza, negli occhi, ti dà la forza e ti fa dimenticare tutto il male che è stato fatto. Voglio ringraziare l'avvocato Francesco Silluzio, che è nonché presidente dell'associazione Officine di Idee, che ci ha dato la possibilità, vedendo anche l'incartamento di Gaia, andando a fare subito ricorso in tribunale. Grazie a lui, al suo coraggio che mi ha dato anche lui da padre, coraggio di andare avanti a vincere questa lotta.